Oggi parliamo di un argomento che accomuna tutti, ovvero i soldi. E voglio iniziare questo video con una citazione che ho sempre trovato molto interessante, e cioè: se il denaro è l'unica tua speranza per l'indipendenza, non ne avrai mai abbastanza. L'unica vera sicurezza che può avere un uomo a questo mondo è una scorta di conoscenza, esperienza, capacità. Dopo questa massima, possiamo iniziare il video. So benissimo che Sara è molto più brava di me nello scrivere. Lo dico perché vi vedo e so cosa state pensando. Ma nei video nerd pipponi quello che conta è la sostanza e non la bellezza. Quindi, per rispondere al titolo del video, cioè a quanto abbiamo speso nel viaggio a Capo Nord, ho pensato di suddividere le spese in queste tre fasce. Ma in questo video voglio provare a fare qualcosa di più. Oltre a raccontarvi nel dettaglio le nostre singole spese, voglio provare a fare il vostro preventivo per il vostro modo di viaggiare, per il vostro viaggio a Capo Nord. Queste sono le spese nel dettaglio, in ordine cronologico, del nostro itinerario per il viaggio a Capo Nord. Facendo una carrellata insieme, sapete benissimo che noi siamo marchigiani, provincia di Macerata, Corridonia, quindi abbiamo preso l'autostrada Civitanova Marche con uscita di Piteno, per la modica cifra di 42 euro. Qua bisognerebbe dire una cosa a parte: se avete un telepass agganciato esclusivamente alla moto, avrete uno sconto del 30%. Comunque, andando avanti, non abbiamo fatto l'autostrada in Austria, quindi non abbiamo preso la vignetta. In Germania l'autostrada non costa nulla, in Danimarca l'autostrada non costa nulla, fino ad arrivare alla punta della Danimarca, dove abbiamo preso il traghetto Hirtshals Kristiansand. Due persone e una moto, 82 euro. In Norvegia l'autostrada non si paga, anche qua, altra parentesi, se viaggiate in auto o in camper ci sono alcuni tratti a pagamento, alcune gallerie a pagamento, ma ripeto, in moto non si paga nulla. Salendo ancora, arriviamo al punto panoramico da Snibba per vedere il Geirangerfjord da sopra, pedaggio 25 euro. Salendo ancora, arriviamo al traghetto Bodø-Moskenes per le isole Lofoten, due persone e una moto, 42 euro. Salendo ancora, arriviamo all'ingresso per Capo Nord. Se entrate come noi fuori orario non costa nulla e potete fare la foto con la vostra moto sotto al mappamondo. Ora, iniziando la discesa verso casa, in Finlandia l'autostrada non si paga, in Svezia l'autostrada non si paga, fino ad arrivare all'ingresso in Danimarca, dove c'è il famosissimo ponte dell'Øresund. Quando arriverete, in automatico vi riconosce che siete una moto. Ad agosto 2021 l'abbiamo pagato 34 euro. Poi da qua abbiamo seguitato per la strada, cioè l'altro ponte per me impronunciabile, col pedaggio 18 euro, di nuovo Germania, dove non si paga nulla. Questa volta abbiamo fatto l'autostrada in Austria, quindi prima di entrare in Austria abbiamo preso la vignetta. Per la moto 10 giorni 5,3 euro, di nuovo verso casa, pedaggio per il ponte Europa 10 euro, ultima tratta autostradale di Piteno casa 42 euro. Il tutto per la modica cifra di 300,3 euro. Ora però dobbiamo aggiungere la cifra più corposa, cioè la benzina, e mi riferisco ai prezzi dell'agosto 2021, perché se ci teletrasportiamo al giorno d'oggi, cioè domenica 6 marzo 2022, meglio lasciar stare. Thank you.
Ho trasformato l'armadio in una sorta di lavagna, comunque penso che avrete capito benissimo, parliamo di circa 11.000 km totali, di circa 17,5 km litro il consumo medio della Tenerona, è stata una buona media se consideriamo una moto 1.200 di cilindrata, se consideriamo che andavamo in due con bagagli enormi, con un peso complessivo di quasi 5 quintali, comunque come voi mi sono fatto una domanda e mi sono dato una risposta, la media è stata buona perché in Scandinavia i limiti di velocità sono veramente bassi. Considerate che in Norvegia il limite massimo è di 80 km/h con punte di 90, che in Finlandia il limite è di 100, che in Svezia è di 120, quindi in Scandinavia abbiamo alzato la media tantissimo per poi abbassarla tantissimo nelle autobahn tedesche, dove la Tenerona a 150, 160, 170 km/h consuma come un Porsche Cayenne, ma a parte questo abbiamo consumato 628 litri totali che, se moltiplicati per una spesa media, sempre riferita all'agosto 2021 per quanto riguarda il costo del carburante, di circa 1,65, abbiamo una spesa complessiva per la sola benzina di 1.037 euro, che se sommata a sua volta con le spese iniziali, parliamo di una cifra totale di 1.337 euro che ho scritto a caratteri cubitali. Cifra da sentirsi male. A questa cifra ci sarebbe da aggiungere il costo dei traghetti che abbiamo preso all'interno della Norvegia, circa 5 o 6, quei traghetti brevi che servono per superare i fiordi, sapete benissimo che la costa norvegese è frastagliata, quindi in alcuni punti la strada finisce, per andare all'altra parte del fiordo bisogna prendere un traghetto. Quei traghetti non vengono prenotati anticipatamente, ma voi arrivate, salite, c'è un addetto, vi prende il numero della targa e poi vi manderà la fattura a casa. Ma all'attualità, dopo circa 8 mesi di viaggio, ancora non ci è arrivato nulla. Quindi possiamo accendere che questa è la cifra definitiva per quanto riguarda la voce strada. A questo punto possiamo mettere da parte questo papiro e passare alla parte più interessante del video, cioè quella relativa al vostro preventivo. Sapete benissimo che le fondamenta di questo canale sono condivisione senza dover insegnare niente a nessuno. Dato che dedico tantissimo tempo alla pianificazione dei nostri viaggi, voglio condividere con voi tutto lo studio fatto a monte prima di affrontare questo viaggio, in maniera tale che possiate avere una visione generale dei vari costi inerenti le varie opzioni di itinerario. Quindi tolgo questo faccione e metto in anteprima l'immagine dell'Europa. Se guardiamo la cartina, la prima cosa che salta all'occhio è che per raggiungere Capo Nord non abbiamo una soluzione via terra, o meglio, non abbiamo se rimaniamo all'interno dell'Unione Europea, mentre se entriamo nella Federazione Russa, passando per San Pietroburgo, poi rientrando in Finlandia, possiamo raggiungere Capo Nord anche via terra. Però se avete visto il viaggio che abbiamo fatto in Russia, sapete benissimo che per entrare in Russia c'è bisogno del visto, c'è bisogno della patente internazionale, forse vi tratterranno in frontiera 5-6 ore, senza considerare il periodo storico che stiamo vivendo. Ma non voglio entrare nel merito, l'unica cosa che posso dire è che nel XXI secolo la guerra non è mai giustificabile, però ragazzi, ripeto, non voglio entrare nel merito, andiamo avanti col discorso cercando di guardare il bicchiere mezzo pieno, cercando di sperare che questa situazione finisca nel più breve tempo possibile, nella maniera più indolore possibile, riprendendo da dove ci siamo lasciati, spostandoci un po' più a ovest, e vediamo che c'è un passaggio marittimo, cioè Tallinn-Helsinki. L'avevo valutato, il costo del biglietto costa 71 euro, due persone e una moto, impiega circa 2 ore. Spostandoci ancora più ovest abbiamo un'altra soluzione, quella di Rostock-Jedzer, costa circa 65 euro e impiega comunque 2 ore. Ancora più ovest c'è l'altra soluzione, Puttgarden-Roby, cortissima, impiega 45 minuti, costa circa 49 euro. Poi c'è l'altro traghetto, Irshall-Kristiansand, che abbiamo preso noi. Poi c'è la soluzione, quella via ponti, primo, secondo ponte, 18 più 34 euro, ponte dell'Oresund. Ci sarebbero altri traghetti che arrivano fino a Oslo, che arrivano fino a Stoccolma, ma non li prendiamo in considerazione. Ci sono anche dei pacchetti, possiamo prendere il traghetto Roby Puttgarden e mettere all'interno del pacchetto anche il costo del ponte dell'Oresund per risparmiare qualcosina. Ma comunque ragazzi, tutto questo per dirvi che qualsiasi soluzione adotterete, questa voce cambierà comunque poco. Ovviamente se partite da Trento e non partite dalla Sicilia potete risparmiare il costo dell'autostrada, che l'autostrada italiana è la seconda autostrada più cara d'Europa. Se avete una moto che consuma meno della nostra, ovviamente potete risparmiare qualcosina a livello di carburante.
Ma tutto per dirvi che qualunque sia il vostro modo di viaggiare, sia se sia totalmente wild, sia se vi cucinate con il fornellino da campeggio, o se andrete a dormire in strutture a 5 stelle o mangerete in ristoranti stellati, il costo di questa voce, che non a caso ho messo al primo posto, è un costo, tra virgolette, oggettivo, che cambierà poco in relazione al vostro modo di viaggiare. Quello che invece impatterà tantissimo nel costo finale del vostro viaggio sono appunto queste altre due voci che ora andiamo a vedere insieme. Categoria alloggi, non voglio tediarvi più di tanto scrivendo tutta la lista dei singoli alloggi dove ci siamo appoggiati, ma questa lista ve la lascio in descrizione del video con di fianco il relativo prezzo. Comunque parliamo di 23 giorni di viaggio per 22 notti. Per una cifra totale di euro 2.164. Per quanto riguarda questa cifra, devo dirvi alcune cose. Io faccio sempre un lavoro certosino nella scelta delle strutture, soprattutto in questo viaggio, perché far lievitare questo prezzo da 2.164 a 3.000, 3.500, 4.000 euro. È un attimo, considerate che parliamo di tutte nazioni che hanno un costo della vita più alto del nostro e avere una camera doppia con il bagno privato in camera, perché in tutte le strutture avevamo il bagno privato in camera, sotto i 100 euro come media, vi posso garantire che non è stato facile, soprattutto se fate un viaggio come il nostro. Noi siamo dei banalissimi mototuristi, quindi spesso e volentieri ci fermiamo nelle città, nelle capitali, e avere una struttura vicino al centro che ci dia la possibilità di visitare la città stessa con una passeggiata piacevole di 15-20 minuti, quindi un'ottima posizione. Con questa cifra non è stato assolutamente facile. Comunque, come detto, vi lascio tutti i link nella descrizione del video. Intanto Tonio mi scrive: ma che stai a fare? Ma dico io, non puoi fare un video pippone che almeno passo il pomeriggio? Qui piove. Tonio, non disturbarmi, sto facendo il video pippone. Siamo arrivati all'ultima categoria, quella del cibo, e questa, come quella degli alloggi, impatta tantissimo, soprattutto in un viaggio del genere. Considerate che Scandinavia, fare una cena per due persone, spendere 80, 90, 100 euro significa non mangiare quasi nulla. Comunque, tornando al discorso degli alloggi, l'unica cosa che mi ha chiesto usare in questo viaggio, se era possibile, avere il bagno in camera. Lei si accontenta sempre di tutto, non chiede strutture extra lusso, basta che siano decorose e dignitose, quindi ho cercato di accontentarla, ma per quanto riguarda il cibo ho tagliato all'osso. Abbiamo speso per 23 giorni di viaggio 854 euro totali per una media giornaliera di circa 37 euro. Se avete visto i video del viaggio a Capo Nord, avrete visto che per tre quarti del viaggio abbiamo cucinato con tutta l'attrezzatura da campeggio che ci eravamo portati a casa, pentole, fornellino, eccetera, eccetera. Inoltre, da casa avevamo portato 2 kg di pasta, 1 kg di riso e tanta roba in scatola. Tutto questo per abbattere il costo di un viaggio che, dal mio punto di vista, insieme all'Islanda, è uno dei viaggi più cari fattibili con le 3 settimane canoniche di ferie estive. È talmente alto l'importo che non scrive più. 4.364 è tornata la lavagna. Speriamo che l'armadio riesca a sostenere un importo del genere. 4.354 euro, l'importo totale del nostro viaggio. Abbiamo utilizzato 4 carte, 2 di credito, una prepagata e un bancomat, quindi né un euro di più né un euro di meno dall'estratto conto, vi ho detto, fino all'ultimo centesimo. Ho aspettato a fare questo video perché aspettavo le fatture dei traghetti alla Norvegia, ma all'attualità ancora non sono arrivate, quindi possiamo dire che l'importo totale del nostro viaggio è appunto 4.354 euro. Che dire di questo importo? Potevamo essere ancora più bravi, potevamo limare qualcosina nella colonna centrale, quella degli alloggi, utilizzando la tenda. Al tempo stesso è anche vero che nel viaggio affrontato, con la sfortuna che abbiamo avuto, montare la tenda dopo 6-7 ore di pioggia sarebbe diventato un viaggio ancora più stressante. Sapete benissimo che io viaggio con Sara, per me è la cosa più bella del mondo, che non la cambierei con nessun'altra cosa al mondo. Quindi in qualche maniera qualche compromesso bisogna pure farlo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ditemi voi quanto avete speso nel vostro viaggio a Capo Nord e, come sempre, noi ci vediamo al prossimo video pippone. Ciao ragazzi!
Sad.